Bentornati, briciole, subito di storia. Bentornati, bentornati a tutti. Grazie a tutti per le visualizzazioni. Suggeriteci agli altri, condividete su Facebook e... Ho scoperto che ci sono molti ragazzi che ci seguono e questa Bene, cosa li salutiamo mi fa tutti. piacere, mi commuove e Addirittura sono siamo molto, molto, commossi. molto contento. Okay. Oggi che cosa vi mostriamo? Una vecchia, vecchissima, in pensione ormai, Radio Sveglia, che si usava negli anni 70, prima metà degli anni 70. Esatto, come è capitato anche in passato, è un oggetto di cui non sappiamo moltissimo, ma non per colpa nostra, perché comunque non possiamo sapere tutto, ma perché non abbiamo trovato informazioni a riguardo. Però abbiamo la marca. Siccome il pezzo è perfettamente conservato, guardate tutti i tasti con tutte le cromature, tutto intatto, Tienilo tutto così, che nuovo, provo a far lucido. vedere. A me affascinava tantissimo questo tipo di orologio, e cioè quello con questi, i mezzi numerini che scattano e fanno Non così. è digitale, Non è non è digitale. Diciamo digitale. che è una radiosveglia. Il problema di queste radiosveglie è che ogni minuto. Perché quelle tesserine che ci sono dentro Vediamo spiccano. perché possiamo accenderle. Denunciato il fascismo degli antifascisti. Vabbè, in questo caso purtroppo non possiamo modificare la stazione radio perché non funziona né Ho appena detto che sei AM/FM. perfettamente conservato, adesso tu svegli Sì, e non ho funziona più niente capito. o quasi più niente, questa Fino cosa in fondo, rovina un po' davvero la perfetta antifascista. conservazione. Anche la voce è del passato, Non mi noi faccio è del niente, tutto ma casuale, abbiamo comunque. Vedete, ecco. vengo denunciato Fantastico, perché pianissimo, Così ammiriamo è i. per regolare la sveglia. Tac, Sensibilità. è scattata perché avete visto a che ora stiamo registrando. In questo momento, esattamente, è quest'ora della sera, non del mattino, ovviamente. Quindi noi registriamo. E sentite, ogni ora Clic. ricorda molto il counter, forse tu non te lo ricordi, di Lost. C'erano questi numeri, 108 minuti che dovevano passare, alla scadenza dei quali andava inserito un codice, che ora non voglio far brutta figura ricordandomelo male, Fa 4, niente. 8, 13, 16, 23, 42. Mi congratulo con te. A me E scattava e faceva questo rumore proprio. No, questo. ricorda un'altra cosa invece. Ricorda una volta in stazione centrale a Milano È c'erano questi vero, cosi è qui. vero, è Adesso li hanno vero, sostituiti naturalmente con quelli più è vero. moderni, ma funzionava proprio così. Quindi si accendeva di botto, si illuminava, adesso c'è molta luce, non si vede, e con la radio che voi preferivate, degli anni 70, con la musica degli anni 70, vi svegliavate, è un bel oggetto, e devo dire, è un bel oggetto, molti l'hanno avuto sicuramente in casa. Ora spegniamo perché la voce che proviene, la cassa ovviamente è posizionata qua. Facciamo vedere. Forse c'è anche qualche cosa per raffreddare il Sì. tutto. Si usava sicuramente questa cosa. E con questo piccolo passo indietro nel passato, salutiamo i nostri amici di Briciole di Storia.